La cena di Natale con lo chef De Capenè. Benvenuti a tutti e a tutte. Per il ricevimento di questa lieta ricorrenza vi propongo un menù semplice, leggero, senza glutine, senza grassi e senza zuccheri. Come apertura di questa gioiosa festa, ecco qui il nostro primo piatto. Una schiacciata croccante di cereali tostati e pistacchi speziati. Molto leggera, molto sana, addolcita con un po' di salsa di soia. Grado di fornire le energie necessarie. Come piatto principale abbiamo questa combinazione agrodolce con un porro crudo, e una piccola confettura di limone fatta in casa. E per terminare abbiamo il gran finale, il fiore all'occhiello di questo ricevimento per concludere con stile la serata. Per i sollievoli tutta la famiglia, una tisana rinfrescante con bacche di goji e anice stellato. Senza zucchero! Veramente senza zucchero! Oh oh oh, caro chef, queste cose le mangi te! Io vado alla cena di Natale dell'oratorio! Alla cena dell'oratorio non ci si preoccupa di questi gallicismi. Ci saranno lauti antipasti, lenticchie calde, le lasagne della Katia, lasagne fin sopra la vostra testa, stracotto di vitello con un sughetto da leccarsi le dita dei baffi. Tutto servito direttamente al vostro tavolo. E per concludere, un buon dolce e una pioggia di champagne. Ho già la colina in bocca. La cena dell'oratorio, domenica 22 dicembre alle 20, ovviamente in oratorio. Questa sì che è una cena, vero chef?